Ormai siamo vicinissimi all'estate, quindi oggi vi propongo, insieme agli amici di Air Discount, una freschissima ricetta. Saranno dei fusilli freschi con la crema di peperoni. Lo tagliamo a listarelle e mentre io taglio il peperone, inizio a far rosolare in padella la cipolla con olio extravergine d'oliva. Tagliateli a metà perché saranno troppo grandi altrimenti. Tanto poi dovranno comunque essere frullati, ma è solo per agevolare la fase di cottura. La cipolla è ben rosolata, aggiungiamo i peperoni. Non aggiungete acqua, mi raccomando, perché i peperoni hanno la loro acqua di vegetazione. Questo peperone fatto così è anche buonissimo come contorno da mangiare, quindi se volete anche farne un po' di in più, magari con un po' fate la pasta e con un'altra parte vi fate un bel contorno. Aggiustiamo di sale, metto un coperchio e cuociamo per una mezz'oretta. Quando i nostri peperoni mancheranno pochissimi minuti per la cottura perfetta, noi andiamo a calare la pasta. Eccoli qua, ci siamo, i nostri peperoni sono perfetti. Adesso finiranno in un bel mixer per essere frullati insieme alla robbiola e intanto, come vi avevo anticipato, vado a calare la pasta. È più alto di me, lo so, ma è utilissimo per fare prima. Metto i peperoni all'interno. Vedete tutta l'acqua che ha rilasciato il peperone? Ci servirà per fare un po' la cremina. Metto la robbiola. Se non doveste avere la robbiola potete anche usare la ricotta o un formaggio morbido tipo il formaggio spalmabile. Pronto! Prontissimi! Tolgo questo robot che è più alto di me, pulisco la pentola ma la rimetto sulla piastra perché mi servirà per maneggiare e siamo prontissimi per vedere finalmente la nostra pasta. Ci siamo! Mettiamo un po' della nostra cremina in padella, la padella sporca dove abbiamo cotto i peperoni, con qualche rimasuglio ci sta da Dio. Aggiungo la pasta scolandola con un ragno. Aggiungiamo ancora un po' di crema di peperoni e robbiola, maneggiamo con del parmigiano. Sembra salsa ma non è, sembra un sugo di pomodoro allungato con la mozzarella o con la ricotta, invece è un delicatissimo e profumatissimo sugo al peperone con la robbiola. Siamo pronti per impiattare? Finiamo con un po' di parmigiano e gli aggiungo due foglioline di basilico così per renderla più graziosa. Sono molto orgogliosa di presentarvi i fusilli di Terra e Tesori di Air Discount con questa crema di peperoni e robbiola. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, ringrazio anche gli amici di Air Discount e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!